l'essere vicini alla città, vicini al centro, al cuore pulsante delle attività non solo produttive ma anche quelle commerciali, ma al tempo stesso mantenendo comunque un forte radicamento con il territorio. Io abito a Bergamo da qualche anno e percorrere la strada che da Bergamo porta a Zanica è a tutti gli effetti un ritornare a casa. Anche quando giro per le filiali passo in località che conosco molto bene perché comunque fanno parte, insomma, del mio bagaglio umano, non solo professionale. Questo legame devo dire che anche nel ruolo che ricopro ha un valore particolarmente importante. Mi chiamo Alberto Pecis, direttore generale di BCC Bergamasco Aerobica da poco più di 3 anni, ho 54 anni, sono originario di Zanica, dove ci troviamo in questo momento. Il ruolo di un direttore generale di una banca di credito cooperativo è diametralmente l'opposto di quello che può essere quello di un amministratore delegato di una grande banca. In una banca di credito cooperativo si ha sempre un grosso contatto sia con i colleghi che con la clientela. Nell'arco della stessa giornata spesso si deve spaziare appunto dal colloquio con il cliente o con il socio che manifesta la volontà di avere questo tipo di confronto con invece magari questioni decisamente più complesse e articolate. Però credo che sia anche il bello di questo ruolo all'interno della banca di credito cooperativo. Noi abbiamo bisogno di trasferire più che in passato verso l'esterno il valore di ciò che facciamo. La nostra banca, ancor più all'interno del sistema delle banche di credito cooperativo, ha voluto, soprattutto con il mio impulso negli ultimi anni, darsi una forte identità che per certi versi la distingue anche dalle altre banche di credito cooperativo. Verso l'esterno, nei confronti della clientela, perché sono convinto, clientela soprattutto quella potenziale, perché sono convinto che ci sia un mondo fuori rispetto al quale noi non siamo ancora riusciti a trasferire appieno quello che siamo e quindi la necessità di farci conoscere e far conoscere quello che, insomma, è la storia, ma soprattutto anche quello che abbiamo come progetti per il futuro, e sono veramente tanti.